a una nuova puntata di Ecozoppola. Il tema di oggi è lo smaltimento dei rifiuti. Meglio concentrarsi sulla differenziata o costruire nuovi inceneritori? Ne parleremo con Davide Antonioli del PD. Buonasera. Partito della differenziata. E Francesco Sisto del PD. Partito dell'inceneritore. Saluto poi Alex Solon della Codigressione. E Sara Pilotti del Corriere dell'Ultimo Banco. Buonasera. Iniziamo con il PD. Secondo voi questa differenziata va eliminata? Subito, una priorità. Non se ne può più. Sempre a dividere i rifiuti diventeremo tutti matti. Era così bello una volta. Mia mamma mi racconta sempre di quando sparecchiava tavola e pluff, tutto in una sola busta. Ah, che bei tempi. E poi tutto veniva bruciato velocemente dall'inceneritore. Ma che cosa state dicendo? Questi comportamenti dei nostri genitori hanno avvelenato il mondo. I rifiuti differenziati sono una grande ricchezza, tutto materiale che può essere riutilizzato e allo stesso tempo abbiamo anche un mondo più pulito. La differenziata è utile e vantaggiosa. Che stupidata, si devono subito tagliare i fondi per la differenziata e costruire più inceneritori. Siete degli spreconi di soldi pubblici, voi ecologisti. Lei non si rende conto di quante diossine producono le ceneri degli inceneritori? Si vergogni! Si vergogni lei! Si vergogni lei! Calmi signori, io adesso approfondirei la questione della piazzola ecologica di Zoppola. Lei cosa ne pensa? La piazzola ecologica? Che cosa inutile, un vero spreco, non voglio nemmeno parlare. Ma che cosa sta dicendo? Lei è matto! Lei! Gentili ospiti, interrompo il vostro civile dibattito perché l'inviato speciale di Ecozoppola, Chiara Micheli, è andata proprio a curiosare in piazzola. Prego regia, ecco cosa abbiamo scoperto. Siamo nella piazzola ecologica di Zoppola e vediamo se riusciamo ad intervistare il responsabile. Chiara Micheli di Ecozoppola, le posso fare una domanda? Ma certo! A cosa serve una piazzola ecologica? Una piazzola ecologica serve per differenziare appunto vari tipi di materiali che possono essere più svariati, tipo vetro, carta, plastica e quant'altro, no? In modo da poterla recuperare totalmente, in modo che la vada a finire su una discarica e dopo per venire bruciata e inquinare anche l'aria. Che tipo di rifiuti vengono differenziati in una piazzola? Qui vengono differenziati diciamo il 99% dei rifiuti di uso domestico e praticamente vengono appunto tutti divisi in modo da poterli recuperare, cioè carta, plastica, vetro, olio usato. Qui abbiamo per esempio delle vernici, vengono tutte recuperate e trasformate di nuovo vengono riutilizzate totalmente. Vengono proprio ricondizionate per il nostro uso. Cosa accadrebbe se questo tipo di rifiuti venisse disperso nell'ambiente? È una tragedia proprio ecologica di grandi livelli, perché anche qui a livello come di Zoppola ci sono tanti fiumiciattoli, buttando, disperdendo tutte queste cose per i campi, per i fiumi, eccetera, eccetera, ci sarebbe un tracollo del sistema ecologico. Dalla piazzola ecologica di Zoppola è tutto, a voi la linea. Bene, ritorniamo in studio. Non importa, tu fai finta di niente, è così che funziona in politica. Anzi, stammi a sentire, arrabbiati e lasciamo lo studio. Ok, la piazzola ecologica di Zoppola è fondamentale. Cosa ne pensate? La differenziata è la miglior soluzione, dobbiamo arrivare al 100%, lo dobbiamo alle generazioni future. Il servizio parla chiaro, la raccolta differenziata è meglio degli inceneritori. Voi siete ancora convinti del contrario? Questa trasmissione è una vergogna, è una trasmissione faziosa, noi ce ne andiamo, vergognatevi! Beh signori, andate pure, noi siamo in chiusura e vi diamo appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata di Ecozoppola! Intorno solo il ronzio di fondo, burocrazia, i treni sono là.
e metropolitane. Dammi riposo per lui, Signore.